Alfonso il mio signore è morto. E io a breve lascerò questo castello. Non ho mai amato nessuno di un amore così puro. Per forza d'amore sono stata la dispensatrice di grazie e di favori del re. Davanti a me si inchinavano i grandi e le nobili dame. Sono sempre stata onorata come regina, seppur non lo fossi. Ma adesso tutto questo è finito. La sorte è stata molto maligna con me. Ma cominciamo dall'inizio. Vi prego, seguitemi. Io e il re ci incontrammo per la prima volta durante la festa di San Giovanni Battista. Vedendolo passare, gli corsi davanti e gli offrì una pianta. Lui in cambio mi diede una borsa colma di monete, ma io presi soltanto un alfonso, dicendogli che me ne sarebbe bastato uno. E da quel giorno non ci separammo più. Il nostro era un amore spirituale, così come era vissuto nei romanzi cavallereschi. Ero la sua musa, il suo mezzo di elevazione verso l'ideale assoluto. Era chiaro che alla morte della consorte, che sembrava imminente, mi avrebbe sposata e sarei diventata io, la nuova regina. Attesi al suo fianco 10 lunghi anni. Poi lui morì. E suo figlio Ferdinando non mi volle più al castello. Tutti mi voltarono le spalle. Ma il re, prima di morire, mi rese custode di un segreto millenario. Un segreto nascosto tra le mura di questo castello. Mi chiamo Lucrezia, figlia di Nicola D'Alagno. Sono la preferita del re. E questa è la mia storia.